Gondoskodás. Polvoda. Care. Proteger. Zabota. Reaia. Convoção. Ter atenção. Sorge tragen. Nyaisu. Cuidar. Aruga. Cura. Olá a todos. Ciao a tutti. Meu nome é Rita, sou de Porto Alegre, do sul do Brasil. Eu sou casada com o Zeca e temos três filhas, Clara, Marta e Sofia. Sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, castanhos claros até o ombro, uso óculos, tenho olhos verdes, estou na minha casa e atrás de mim uma parede com uma cortina branca. Io mi chiamo Renzo, sono di Belluno, nel nord dell'Italia. Sono sposato con Lucia, abbiamo quattro figli. Sono alto circa 1,80 m, porto gli occhiali e ho i capelli color argento, come si addice alla mia età, 66 anni, dai. Neste webinar apresentaremos o progetto intitolato Ambiente Acessível e Sociedade Inclusiva. Dentro do grande tema da tecnologia integral, em que as questões ambientais estão entrelaçadas com aquelas relativas ao desenvolvimento humano, à sustentabilidade do tecido social e à qualidade das relações humanas, não podemos deixar de notar a presença no mundo das desigualdades e dos desequilíbrios que excluem tantas pessoas da participação plena na sociedade. Entre elas estão a presença de barreiras que dificultam a participação de pessoas com deficiência, idosos com limitações, pessoas mesmo temporariamente em situações de fragilidade. Barreiras muitas vezes feitas pelo homem devido à falta de consciência. Barreiras que tornam as comunidades excludentes ao invés de inclusivas. E cosa ci proponiamo dunque con questo progetto? Intendiamo contribuire alla diffusione di una cultura dell'accessibilità dell'ambiente, dell'idea di un mondo dove nessuno, indipendentemente dalla propria condizione fisica o cognitiva, incontri più barriere architettoniche o tecnologiche o sociali che possano condizionare la sua mobilità, limitare le sue relazioni, impedirgli la sua piena realizzazione come persona e come cittadino. Questa idea di ambiente accessibile non può più essere confinata nell'utopia. Oggi, all'alba del terzo millennio, questo sogno deve diventare realtà. È un prerequisito per la realizzazione di una società inclusiva. Na mia professione, io sono fisioterapeuta. Eu lido com tecnologia assistiva, ou seja, ferramentas para autonomia de pessoas com deficiência. Vejo como ainda é difícil para muitas pessoas em determinadas partes do mundo ter acesso às tecnologias necessárias para suas necessidades, como a mobilidade, cuidados pessoais, comunicação e vida cotidiana. Também trabalho no mundo da escola, e vejo como a falta de acessibilidade de tantos prédios escolares e a dificuldade de acesso a recursos específicos muitas vezes prejudica o direito à educação. Sim, é vero. Anch'io da ingegnere, che si è sempre occupato di queste tecnologie, tocco con mano quanto esse possano risolvere tantissimi problemi pratici che una persona con disabilità incontra nella vita di ogni giorno. Ma quante volte tutto può essere vanificato da una barriera. Anche se ho una carrozzina elettronica super sofisticata, mi arresto davanti a una scalinata. Se sono cieco, per quanto moderno possa essere quello strumento informatico che mi consente l'uso del computer, mi arresto davanti a un sito internet che non sia stato progettato in un modo accessibile. Então, na verdade, temos um doente para tratar, que é a sociedade. É a sociedade com as suas barreiras que torna a deficiência um problema. O que você acha? Sim, é proprio così. Ma
Facciamo un piccolo giro del mondo per riflettere su questa questione. Hi Renzo, I am Roselle Ribello from Mumbai, India. Though I am differently abled, I was loved and accepted by my family. At the age of 13, I underwent surgery for my legs, which unfortunately left my left leg partially non-functional, thus restricting my mobility even further. I lost my dad in 2018, but that did not deter me from pursuing my dreams in poetry as well as making handmade bracelets. And from your experience, I understand that it was very important for you to have a supporting family and a network of great friends. However, society still has a lot of barriers. And what is your message about that? Renzo, thank you for your question. I would like to answer with a short poem I recently wrote. By our actions and perspective we view, an inclusive society is in reach true. A stereotypical mindset needs change for an accessible environment in range. As citizens in the world, voices towards inclusiveness and accessibility for all should be heard. Thank you very much for your message. Thank you, Renzo. It has been a pleasure. Stefano Maurizio, abita a Venezia, città che non ha bisogno di presentazioni, è un gioiello italiano ma conosciuto in tutto il mondo. Tu sei architetto, ma dici intanto qualcosa di te. Sì, io sono Stefano e faccio l'architetto, ho 60 anni, ahimè. E uso una carrozzina per spostarmi, ma forse il problema più grosso è un leggero sovrappeso che mi rende più difficile frequentare i cantieri e andare in barca a vela, che è una delle mie passioni, la mia passione più importante. Io ho fatto un incidente quando avevo 25 anni, quindi ero molto giovane, e poi ho continuato, avevo già iniziato a studiare architettura e ho continuato a studiare architettura con questa visione, con questa ottica di tentare di migliorare la qualità dell'ambiente urbano e di quello che si progetta generalmente. Ecco Stefano, nella tua esperienza di architetto, come si fa a progettare in modo accessibile? Beh, forse è una questione proprio di testa, no? Le barriere architettoniche o l'accessibilità sono dentro il nostro cervello, quindi sul foglio di carta o sul computer oggi non esistono le barriere architettoniche. Ed è importante l'approccio iniziale, cioè avere una testa che pensa in modo accessibile. E questo potrebbe essere un auspicio ai giovani architetti e progettisti. E l'importanza dell'accessibilità, passando anche l'età, passando gli anni, diventa sempre più importante. È un qualcosa che riguarda davvero tutti. Nella mia professione si vedono molte persone, anche di una certa età, che per esempio scappano dalle case a schiera o dalle case dove hanno abitato per moltissimi anni perché ad una certa età è un po' più difficile riconoscere i colori o spostarsi lungo una rampa di scale piuttosto che avere un ascensore o una rampa che permette dei movimenti con più facilità anche a chi si sposta su delle ruote, e questo discorso delle ruote diventa un qualcosa di importante anche negli spazi urbani, quanto è importante oggi tener conto dei movimenti degli skate, del monopattino elettrico, di forse la maggior parte delle persone che usa gli spazi pubblici usando appunto un mezzo con delle ruote più o meno piccole, più o meno veloci. Mi inserisco un attimo perché mi sembra che tu stia dicendo una cosa veramente fondamentale, cioè che io, ingegnere,
tu architetto, io designer, noi abbiamo una grossa responsabilità perché possiamo creare inclusione o esclusione a seconda di come progettiamo uno spazio, un prodotto, uno strumento. Ecco. E mi viene in mente quel motto che spesso citiamo, no? Quando ci troviamo tra addetti ai lavori, che good design enables, bad design disables, cioè una buona progettazione rende abili, una cattiva progettazione rende disabili. E infatti, come spesso ci diciamo, come sottolinea anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità non è un attributo della persona, ma è una situazione in cui posso trovarmi quando il mio limite confligge delle barriere. E anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non definisce i disabili, ma dice persona con disabilità, quindi una persona con tutte le sue dimensioni, la quale ha una disabilità nel momento in cui incontra le barriere. Ecco Stefano, che messaggio vorresti dare rispetto a questa responsabilità che abbiamo noi tecnici? Che messaggio soprattutto alle nuove generazioni e chi studia architettura, ingegneria e design? Beh, riprendere questi concetti fondamentali della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e l'altra convenzione sul funzionamento del corpo umano, che aggiunge l'aspetto proprio che la disabilità può essere aumentata o diminuita a seconda delle condizioni dell'ambiente circostante. E come si diceva prima, pensare, progettare qualsiasi cosa, dal cucchiaio alla città, parafrasando una mostra di architettura di qualche anno fa, è importante tener conto della maggior parte delle persone e sapere che si può migliorare, quindi facilitare la vita delle persone o renderla più difficile in ogni azione che ogni uomo può fare. In particolar modo noi progettisti, che a seconda di come ci immaginiamo l'ambiente possiamo rendere più facile o più difficile la vita, la nostra vita, la vita dei nostri concittadini. Grazie Stefano per il tuo contributo. Grazie. È stato un piacere. Ciao a tutti, arrivederci. Hola José. Hola Renzo. José Agustín Martínez, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí con nosotros, es psicólogo y pedagogo. José trabaja en el Instituto de Arte Moderno de Valencia, en España. Tal vez se pregunten, ¿qué tiene que ver el arte con los temas de accesibilidad e inclusión? José, ¿puedes decirnos algo sobre ti y tu trabajo? De acuerdo, Renzo. Primero diré que soy una persona que mido alrededor de 1,80, llevo gafas, estoy casado y tengo 3 hijos. Y como bien dices, pues me he dedicado a la psicología y a la pedagogía. También he sido maestro y mi campo profesional se ha dedicado a las artes y a las humanidades, en el mundo de la psicología clínica, en el ámbito privado, y también he sido formador de estudiantes y profesores. Desde hace unos años, en el que trabajo en el museo que has citado, estoy haciendo un trabajo para poner el museo a disposición de que todo el mundo pueda tener una accesibilidad, pueda tener acceso a la cultura. Yo pienso que el arte es una herramienta de transformación social y, por tanto, el museo debe de adaptar sus contenidos a todos los colectivos de personas, es decir, hacer accesible la cultura y el aprendizaje que pueda llegar a todas las personas, a los discapacitados especialmente, pero discapacidades hay muchas, porque ahí está la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, etc. Entonces, nosotros en nuestro museo estamos intentando, pues, en cuanto al colectivo de sordos, hacer visitas en lenguaje de interpretación de signos, de la lengua de signos para sordos. Estamos intentando también hacer visitas táctiles con apoyo de audiodescripciones para algunas de las exposiciones del museo. Estamos, por otro lado, también haciendo otro tipo de recorridos más autónomos también para personas ciegas. Hemos trabajado con personas con Alzheimer
y hemos hecho escuelas de verano para personas en riesgo de exclusión social, sobre todo jóvenes que están en hogares de acogida, en residencias con familias. Gracias, José. Lo que nos has dicho es muy importante. También es importante saber que varios institutos culturales de todo el mundo se están moviendo en la misma dirección. La cultura es patrimonio de la humanidad. No es aceptable que alguien sea excluido de ella. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos? Desde luego estoy contigo. La cultura debe ser accesible a todos los públicos. Yo creo que es un derecho universal de todas las personas. Cada colectivo de discapacitados tiene sus diferentes discapacidades y a todas ellas tenemos que atender desde el museo. Y tenemos que saber comunicar los contenidos que en el museo puedan ser adaptados y deban ser adaptados a todo tipo de colectivos. No me refiero solamente a las barreras arquitectónicas, que en nuestro museo estamos consiguiendo eliminarlas, sino que me refiero a los contenidos culturales. Deben de ser accesibles a todas las personas y hacer lo posible por adaptar a cada capacidad, dándoles las herramientas posibles para que ellos tengan ese acceso a la cultura y puedan disfrutarla al mismo nivel que el resto de las personas. Muchas gracias, José. Mi sueño sería, permíteme, Renzo, conseguir esa accesibilidad universal, ir en busca del diseño universal que pueda ser accesible para todas las personas, pero no solamente en el terreno de la cultura, sino en cualquier campo. Yo me muevo en este terreno en concreto, pero pienso que el ideal sería conseguir la accesibilidad universal. Eu sou Maria Lúcia Miyake Okumura, professora e pesquisadora em tecnologia assistiva. Faço parte do grupo de engenharia de produção e sistemas. Em 2014, eu conheci a Jeane. Eu sou a Jeane Poterico, sou professora e também faço parte do núcleo de pesquisa da Lúcia. Fui inserida nesse contexto da inclusão e da acessibilidade a partir do nascimento da minha filha Dara. Foi uma surpresa muito grande quando eu recebi a minha filha com uma deficiência física, que é a agenesia de mão. Na época eu não tive nenhum suporte, foi nesta ausência que eu recebi um chamado. Eu conheci a Lúcia em 2014, a Dara tinha poucos meses de vida e foi aí que tudo começou. Quando eu conheci a Jeane e recebi vários e-mails dela, vi uma mãe sem apoio nenhum, sem um acolhimento correto, né? E ela avisava uma parte faltante da criança. Eu estava vendo apenas a deficiência da minha bebê, eu apenas via a questão da agenesia e não percebia que ela era uma criança totalmente funcional, queria aprender a fazer absolutamente tudo. O dispositivo protético 3D é, na verdade, um recurso para apoiar, para ajudar em determinadas atividades, para trazer mais autonomia junto com a reabilitação física. E a Lúcia me veio como a pessoa que me estendeu a mão e que me trouxe todo o conhecimento que eu precisava, não só para ajudar a mim mesma, mas também ao próximo. Quando eu conheci a Jeane, comecei a entender que ela tinha um vazio no coração dela e, ao mesmo tempo, uma sede de conhecimento, uma vontade de aprender. Então, a primeira coisa que eu vi, assim, era várias mães na mesma situação, onde a Jeane começou a trabalhar, e eu falei assim, Jeane, que tal você trocar a sua experiência com outras mães, desde as dores e também as conquistas de uma criança? Hoje são vários pais do Brasil inteiro, estão juntos e eles trocam experiência. Além disso, no projeto colocamos também a estrutura de manutenção, confecção das próteses. Colocamos também os profissionais de tecnologia assistiva, que são de serviços e também de produtos. Essa estrutura chegou a uma forma que não comportava mais ser apenas um grupo de pais, e sim teve que abrir e fundar a Associação Dar a Mão, que é uma entidade sem fins lucrativos, no formato de organização social,
e que tem atuação nacional e internacional. Hoje são mais de 3 mil famílias assistidas diariamente. Nós identificamos as áreas que a família precisa, desde a parte médica até a questão de inclusão escolar, educacional, a parte ali de atendimento mesmo, né, ou pelo teleatendimento, ou pelo atendimento presencial. Trabalhamos também oferecendo cursos de capacitação, a nossa rede de voluntariado é muito grande, porque está no Brasil inteiro. A Associação da Aramão trabalha totalmente de forma voluntária. Então, os nossos profissionais não são remunerados, toda a nossa diretoria, que tem representantes do Brasil inteiro e de outros países, não recebe remuneração, é apenas a solidariedade que move. Entendemos que a criança consegue fazer absolutamente tudo com o coto, com o membro com a genesia. A questão principal é a reabilitação, é um apoio para o trabalho de reabilitação. E é com esse dispositivo que ela vai agregar sentido ao dia a dia dela. A personalização, isso auxilia na reabilitação da criança. Ela fica mais animada. Aqui eu tenho uma, que é um design feito pelo voluntário de Caruaru, de Pernambuco. Ele fez para uma menina, ela queria ser a Mulher Maravilha. O que eu realmente quero é conseguir que todas essas famílias que chegam até nós saiam da condição de dor para ir para a condição de ativismo, de luta pela causa da pessoa com deficiência. Para mim, como um propósito de vida, é conseguir chegar num parquinho e levar a minha filha para brincar, que ela possa brincar com outras crianças sem ter nenhum tipo de diferenciação, nenhuma atitude de estranheza. Isso pode ser gerado a partir desse amplo movimento de luta, de ativismo, não apenas de falar sobre inclusão, mas de agir nesse contexto de inclusão. Temos que viver o outro, né? E conhecer a diversidade da sociedade. Isso para compreender as limitações e a especificidade de cada pessoa. Eu acho que essa troca vai nos trazer um mundo melhor. Cynthia Key is a medical doctor. She is co-founder of Flowers, which is a school offering also care and rehabilitation services in Myanmar. Cynthia, can you briefly summarize for us the mission and the activity of your institution? Yes, our mission is to provide the systematic training that leads to a happy and well-adjusted life in the future of our children's special needs. So we are giving early detection to get early intervention. And also we give resources for the parents, professionals, teachers for these children. And also we work with other government sectors, organizations to establish two stronger policies upon these children. That's interesting. And how did this work start? Can you tell us a little bit of your story? Yes, it's a long story. 18 years ago, one of my friends, she shared her difficulties, or she shared her challenges that she has child with autism. And she said, it is quite difficult to find a school in Myanmar. At that time, I'm in Vietnam. So I decided when I come back to Myanmar, I will start for the training center or for school for these children with disability. So in 2009, when I come back, one of the principals from the government schools, she according with her help, we start our Flowers Special Education and Physiotherapy Center in 2010. And from that on, demands of the parents and demands of our country's situation, we were extended to basic education, high school and middle school, elementary school. Now in 2020, we are extended to high school. Wonderful. And in your experience and from your perspective, what are the main barriers that people with disability encounters in society? What obstacles should be removed for a fully inclusive society?
to become fully inclusive society, we are encountered with the challenges of lack of human resources for the special education teachers and professionals. Another is lack of awareness that is very critical for early detection and early referral and early intervention. And also, we have policies and we have laws, but inclusiveness is not established properly. And government policy is not strong enough for the people with disabilities. These obstacles we are facing now. So your institution is doing really a great job with empowering people to be active protagonists in society. What is the key factors of the results you have achieved so far? And what is your dream for the future? Our key is we are start with the day with the concept of art of giving, regardless of race and religions. So we respect for every people, every children, every parents. So we have a very strong sense of family because of that one. And we have transparency and trust among our organization, among our parents, and among our people with disabilities. So we focus on the children. We are children focused. So we, day by day, our society become very united. And we have formed networking and we work together. So my dream for our dream for the future is all the children will nurture in fully inclusive society, respect their identity and has independent living for children with disability. Lizzi e Fabio Recalcati è da Milano, in Italia, assieme ad Elena, che è una dei vostri quattro figli. Grazie per essere qui con noi. Ecco, ci raccontate qualcosa in breve della vostra storia? Grazie a voi, siamo molto contenti di essere con voi. Io sono Lizzi, ho 62 anni, qua con me c'è Fabio, 67, e Elena, quasi 22. Allora, siamo sposati da 35 anni, siamo già nonni e i nostri tre figli più grandi sono già fuori casa, mentre Elena vive ancora con noi. Quando abbiamo cominciato ad aspettarla non sapevamo che era down, abbiamo vissuto 9 mesi di una gravidanza normalissima, peccato che ci sono state complicanze durante il parto, per cui da subito abbiamo temuto forte per lei, per la sua salute, perché c'è stato un mese di ricovero, ci sono state cure, c'è stato qualche problema e temevamo che oltre alla trisomia ci fossero danni permanenti neurologici. Invece lei ha superato brillantemente tutto e ha svolto anche le sue scuole, è arrivata fino alla maturità del liceo artistico e adesso si prepara a entrare nel mondo lavorativo. Però sicuramente questa sfida, questo scossone forte che è stata la disabilità entrata nella nostra famiglia, abbiamo potuto, come dire, far fronte grazie anche all'aiuto degli amici che avevamo intorno, delle famiglie che avevamo intorno e anche maturando nell'esperienza del Movimento dei Focolari. Da subito ci siamo resi conto che non ce la facevamo da soli e che quindi avevamo bisogno di tanti aiuti specifici, di tante possibilità di sostegno che non sono mai mancate, sia come aiuti concreti che come sostegno psicologico. Quindi siamo qua. E quando si parla di accessibilità, la gente tende a pensare solo a quelle cose architettoniche che riguardano le persone che hanno una disabilità di tipo motorio, visivo o uditivo e non ci si rende conto che forse esistono anche delle barriere che escludono persone che hanno problematiche di tipo intellettivo o relazionale. Nella vostra esperienza avete sperimentato qualche barriera di questo tipo? Provo a rispondere io. Sì, in effetti è così. Elena non ha avuto grossi problemi legati all'aspetto motorio, però sicuramente esistono certi problemi di tipo intellettivo. La cosa che abbiamo notato fin da subito è questa, che la persona disabile viene di solito inquadrata in una specie di recinto nella quale viene definita
vengono definite a priori, in modo appunto a prioristico, le sue potenzialità. Questo lo potrà fare, questo non lo potrà fare, è così e non è così. E c'è anche uno stereotipo legato a questo. Per esempio per i Down si dice i Down sono persone che hanno una particolare propensione verso la musica, sono particolarmente legati affettivamente, sono molto affettuosi, eccetera. Tutte queste cose in realtà non sono vere, perché una persona che ha una disabilità, qualsiasi essa sia, e resta una persona unica con i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, cioè i suoi limiti. Questa tra l'altro è la condizione di disabilità va vista anche per quello che riguarda ognuno di noi. Ognuno di noi passa durante la vita attraverso una fase di disabilità, di fragilità, se non fosse altro perché diventa anziano. Quindi ecco, e questo positivo e negativo è tipico di qualsiasi persona di qualsiasi età della vita. Quindi questo qui è la cosa, questo sguardo, questa maniera di vedere la persona disabile che è stato il limite che noi abbiamo visto da subito nelle altre persone. Quindi le barriere sono stereotipi e pregiudizi. Stereotipi e pregiudizi. Naturalmente bisogna tenere presente che il rischio opposto è quello che si veda ogni persona come capace di tutto. Invece in realtà i limiti ci sono per ognuno, però sono diversificati, e questo qui è un dato fondamentale. Certo, davanti a queste cose noi ci siamo anche tante volte, come dire, spaventati, no? Come li affrontiamo queste cose? Affrontare le cose nell'attimo presente, questa è stata un po' la chiave, no? Di vedere, di superare queste difficoltà. È molto importante quello che dite. C'è qualche messaggio che vi sta a cuore, che vi piacerebbe trasmetterci per aiutarci reciprocamente a costruire una società più inclusiva? Cosa dobbiamo fare? Allora, l'esperienza di 22 anni con Elena è stata molto positiva nel farci capire che da soli non potevamo fare le cose. E quindi il messaggio più importante per noi è fare squadra, lavorare ognuno con le competenze specifiche, con le proprie possibilità e soprattutto con una grande disponibilità all'ascolto di quello che l'altro ti può offrire, un punto di vista diverso, un aiuto, un sostegno. Da soli veramente non ce la si fa. Questo è stato anche così paradigmatico vissuto nell'esperienza del busking, come magari ci potrà raccontare Elena dopo, ma proprio perché quando abbiamo visto la prima partita di questo sport così inclusivo abbiamo pensato poteva essere il bozzetto di una società più inclusiva. Hai nominato uno sport che probabilmente pochi conoscono ancora, che è il busking. Elena, ci vuoi dire tu che cos'è il busking? Certo, allora il busking è più o meno come un basket normale, perché infatti ci sono due canestri tradizionali e poi ci sono altri canestri più o meno al centrocampo, perché in realtà sono nell'area dei pivot, in cui i pivot cioè nel ruolo 1 e nel ruolo 2 possono fare il canestro proprio dal canestro più alto, e invece gli altri che sono in carrozzina fanno più fatica, alcuni dei nostri amici fanno più fatica perché proprio fanno fatica come attività motorio, e quindi fanno il canestro dal canestro più basso. Ho capito, quindi è un basket però riprogettato in modo che le persone possono giocare con le loro diverse abilità sportive. Grazie tantissimo per essere stati con noi. Buongiorno Oscar, grazie per essere qui con noi. Oscar De Pellegrin è di una piccola città di montagna del nord Italia ed è una persona molto conosciuta nel mondo dello sport. È stato campione nazionale e anche a livello internazionale nelle discipline del tiro con l'arco e del tiro a segno. Ha gareggiato in ben 6 Paralimpiadi, guadagnando 2 medaglie d'oro e 4 di bronzo.
E Oscar, eri anche il portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Ma al di là di questo, raccontaci chi è Oscar? Beh, intanto un saluto a tutti. Oscar è una persona che ha avuto la fortuna nella sua vita di incontrare la disabilità. Io credo che la disabilità per me sia stata un trampolino di lancio, anche sentendo il curriculum che hai appena citato, e non è stato un limite. E nella prima vita ero una persona alta 1,90 m, pesava 80 kg e faceva la sua vita. Nella seconda sono 1,50 m solamente, però continuo, ecco, a impegnarmi, a essere motivato, ecco, a riappropriarmi della vita, e il mezzo straordinario è stato lo sport. Lo sport che mi ha dato veramente l'opportunità di scoprire nuove abilità, di impegnarmi, perché senza impegno, senza sacrificio non si andrebbe da nessuna parte, quindi questa è la prima cosa che in qualsiasi cosa nella vita vogliamo fare e raggiungere come obiettivi, dobbiamo sapere che l'impegno, il sacrificio, la volontà, la determinazione, ecco, è in una situazione primaria. Nella mia vita sicuramente non ho fatto solo questo, anche se è la parte bellissima, quella che un po' tutti conoscono, ma sono una persona che vive una vita normale, ha una famiglia, ha un figlio adottivo, ha una bella vita sociale con tanti amici, quindi io dico, come accennato prima, che la mia fortuna, ecco, è stata incontrare questa disabilità, ma soprattutto superarla, e questo mi ha dato una grande forza di volontà ed animo, soprattutto per vivere la vita, che non è facile, ma anche rivolta nell'aiuto verso gli altri. Grazie Oscar, ma ascolta, mi viene una curiosità, non è che hai una medaglia d'oro a portata di mano e ce la mostri? Io credo che, visto la platea poi che andrà a vedere questo, credo sia uno stimolo anche bello da vedere, ecco, è questa medaglia, quella che ho vinto a Londra 2012, che è stata la mia ultima partecipazione e quella più bella, perché ero anche portabandiera, quindi ho sfatato qualcosa che il portabandiera di solito non piglia medaglie, invece qui sono ritornato vittorioso ed è stato un grande risultato, perché ho raggiunto il mio obiettivo, rimarrà sempre un segno indelebile dentro di me. Mamma mia, che emozione, cioè, eri tutti noi in quei giorni. Ma ascolta, sappiamo che tu sei ancora attivissimo nel mondo dello sport, anche a livello nazionale, italiano, anche internazionale, però sei anche molto impegnato socialmente, proprio aiutando anche tante persone, tanti giovani con disabilità, a, diciamo, cercare la propria autonomia. Sì, il mio impegno, una volta finita la carriera agonistica, è stato rivolto alla dirigenza sportiva, perché credo di portare un'esperienza di tanti anni nel campo, e quindi all'interno di queste federazioni bisogna, ecco, mantenere l'obiettivo, l'atleta. Tutto deve girare attorno all'atleta, non in altre scelte. Quindi la volontà, ecco, poi di far crescere tanti giovani attraverso lo sport, quindi dedicarmi agli altri, ma soprattutto, ecco, la parte più bella, quella che mi dà veramente più soddisfazione, è la parte sociale, quella dove tu ti dedichi all'altro senza avere la voglia, senza avere l'obiettivo di ricevere qualcosa. Questo è il vero aiuto. Io credo che la persona che è in difficoltà, se uno ha occhi per vederla, ecco, devi provare almeno ad aiutarla, a farla uscire da quella situazione difficile. E quindi questa associazione che ho creato 10 anni fa non fa altro che creare le migliori condizioni perché ogni persona disagiata possa, attraverso attività connesse, quindi accoglienza, motivazione, formazione e quant'altro, riuscire a dire: ok, se questi ce l'hanno fatta, ce la posso fare anch'io. E credetemi, questa è la soddisfazione più grande, perché quando tu aiuti una persona e vedi che ce la fa, ecco, credo che sia questa la medaglia più bella, non quella che vi ho fatto vedere di Londra. Sì, quindi hai anche un osservatorio di tante altre persone, di tante altre storie personali, e quindi sulla base di questa tua esperienza, quali sono, a tuo modo di vedere, le principali barriere che ancora dobbiamo togliere, eradicare nella società? In particolare, cosa diresti alle nuove generazioni che, al contrario della nostra, stanno dimostrando una spiccata sensibilità sui temi dell'amore al pianeta, per una società sostenibile e quindi anche per una società inclusiva, perché una società non è sostenibile se non è inclusiva? Io credo che dobbiamo lavorare molto sull'inclusione di qualsiasi persona, perché
Io dico sempre la barriera architettonica, con l'aiuto di ognuno di voi riesco a superare il gradino, ma è la barriera mentale che fa male, quindi la barriera mentale che ti mette un muro davanti e non ti permette di avere un dialogo alla pari con l'altro. Quindi la difficoltà è quella, è fondamentale valutare le persone che abbiamo davanti per quello che sanno trasmetterci, non per la condizione. Quindi io credo che la società d'oggi possa trasferire questo grande messaggio che arriva anche dal mondo paralimpico, quindi la crescita culturale che abbiamo avuto in questi anni può essere, ecco, un elemento che porta a ragionare e rafforzare sempre di più. Il mondo sostenibile, il mondo inclusivo che vogliamo è proprio questo, quando non parleremo più di disabilità, ma ogni persona riuscirà a essere autonoma all'interno di questo mondo e anche la persona con disabilità può aiutare, ecco, a migliorare questo nuovo nostro pianeta. Quantas experiências, quantas histórias. Tantas mais haveriam, no entanto, por razões de tempo, não podemos contar-lhes agora. Mas estamos apenas no início do nosso projeto e queremos dizer algo sobre o que nós desejamos fazer. Sim, sono tante le persone e le organizzazioni della società civile che in varie parti del pianeta stanno lavorando per un mondo più accessibile, più inclusivo. Il nostro progetto vuole unirsi a questo impegno corale portando un contributo ispirato alla cultura dell'unità, che è la dimensione fondativa del movimento dei focolari. Attingeremo alle tante esperienze concrete di vita e di impegno sociale di persone che vivono personalmente situazioni di disabilità o che ne sono a contatto ai più vari livelli, testimonianze di quanto l'esperienza vissuta del limite sia in grado di illuminare il pensiero e le azioni necessarie per far evolvere le nostre comunità in un modo veramente inclusivo. Il progetto è dividido in tre fasi: apprendizagem, attuação e compartilhamento. Agora estamos na primeira fase, aprendendo. Estamos reunindo experiências vividas em várias partes do mundo e nascidas de pessoas com deficiência, de pessoas envolvidas com a deficiência em vários níveis e que também conseguiram depositar uma semente de mundo unido em seu ambiente, marcando um passo de desenvolvimento para uma sociedade mais inclusiva. Faremos vários seminários online com base nestas experiências. E nella seconda fase, agire, prevediamo vari eventi dedicati all'approfondimento, al confronto, alla discussione interdisciplinare su questi temi, alla coprogettazione di specifiche azioni da realizzare poi nella terza fase. Quer partecipar? Quer collaborar? Quer compartilhar a sua experiência? As informações e as referências necessárias estão no nosso site do projeto www.aeis.cloud. Concludiamo la nostra conversazione con un breve filmato gentilmente messo a disposizione dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Un filmato che ci riporta alla natura, rievocando in qualche modo il binomio ambiente-umanità, tanto caro all'idea di ecologia integrale da cui siamo partiti. Immergiamoci per un momento nelle Dolomiti, splendide montagne delle Alpi italiane, di recente riconosciute dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e quindi patrimonio di tutti. Sarà una passeggiata assieme, ciascuno con i mezzi adatti alle proprie esigenze di mobilità, per gustarci un mondo in cui tutto, anche l'ambiente naturale, sia accessibile. Obrigada por estar conosco. Thank you.
Gondoskodás. Polvoda. Care. Proteger. Zabota. Reaie. Convoção. Ter atenção. Sorge tragen. Nyaisu. Cuidar. Aruga. Cura.